buongiorno, benvenuti nella mia cucina. Oggi faremo una ricetta per il periodo pasquale, una rosa di sfoglia integrale con cuore di carciofo e prosciutto cotto di Praga. Vediamo gli ingredienti per 4 persone. 2 etti di farina integrale, 2 uova, mezzo litro di latte, 50 g di burro e 50 g di farina, cuore di carciofo, spicchi di carciofo, prezzemolo, uno spicchio d'aglio, aromi e sale e pepe QB. Bene, partiamo dal cuocere gli spicchi di carciofo. Padella, un filo d'olio e una presa di sale. Un mestolino di brodo. Poi puliamo i carciofi. Bene, puliamo i carciofi. E ovviamente li mettiamo in acqua acidulata col limone. Un bel limone di Sorrento, fornito gentilmente dal mio vicino. Li facciamo proprio a cuore. Una volta cotti i carciofi li togliamo dal fuoco nel frattempo. E voilà! Mettiamo sui cuori di carciofo ora, possibilmente una padella antiaderente. Li mettiamo a testa in giù, che è la parte più dura che deve cuocersi. Un pochino di prezzemolo. Lo spicchio di aglio, io metto anche qualche granella di ginepro e un po' di alloro, sale, pepe, QB, un filo d'olio e sempre un pochino di brodino. L'alloro da me non manca mai in cucina e un pochino di brodo. Lasciamo cuocere per un quarto d'ora. Bene, per questa ricetta utilizziamo questa farina integrale che contiene ancora una parte dell'involucro, le ceneri, quindi i sali minerali, e risulterà una sfoglia più rustica ma sicuramente più profumata, e quindi è una farina ovviamente meno raffinata e quindi contiene meno glutine. Prendiamo le uova. La sfoglia bolognese si fa con un etto di farina e un uovo, quindi in questo caso mettiamo 2 etti di farina e 2 uova. Le uova sono come i vestiti, hanno diverse tipologie di grammature. Prendiamo anche una forchetta. Allora, iniziamo a impastare. Bisogna creare una crema. Utilizziamo i rembi della forchetta per stemperare i grumi della farina nelle uova e pian pianino prendiamo dentro la farina. Bene, continuiamo ad impastare. E dopo la lasciamo riposare una mezz'oretta in pellicola e dopo la andremo a stendere con il mattarello. Faremo una sfoglia sottile sottile. E questa preparazione di sfoglia un po' rustica la si può fare anche in autunno con i funghi oppure con salsicce e cannellini, quindi sicuramente è un'idea diversa rispetto alla classica sfoglia bolognese per il tempo. Voilà! La sfoglia ha riposato una mezz'oretta, la andiamo a tirare. Si utilizza per la sfoglia bolognese un mattarello con un solo pomello, perché questo altro pomello ci serve per completare nell'ultimo passaggio la sfoglia, che deve essere sottile, sottile, sottile. Sicuramente si fa anche un pochino di ginnastica. Siamo all'ultimo passaggio,
e abbiamo tirato la nostra sfoglia. Adesso facciamo dei quadrati perché dobbiamo riempire un pirottino di stagnola che prendo. Quindi farò dei quadrati di 10 cm, 8 cm, 10 cm. Questa rosa verrà composta da 4 strati di sfoglia, 4/5. E quindi intervallerò gli strati con carciofi che li abbiamo un attimino tritati col coltello, e prosciutto cotto. Abbiamo la nostra sfoglia integrale, i nostri quadranti, e facciamo una veloce precottura in acqua leggermente salata. Abbiamo già preparato una ciotola di acqua fredda. Giù e su, cuociamo ancora un pochino e poi ci mettiamo a fare gli strati. Abbiamo imburato i pirottini e fatto la besciamella classica, quindi un buon biondo, mezzo litro di latte, 50 di farina, 50 di burro. E componiamo. Abbiamo imburato i pirottini, iniziamo col primo strato. Dovrò mettere le punte sfasate, quindi iniziamo a mettere i carciofi. Poi il prosciutto cotto, la besciamella e la forma, via via finché non ho finito tutti gli strati. Prosciutto cotto. La besciamella. E la forma. E via via mi costruisco 4 strati. Questi carciofi erano quegli a spicchi che abbiamo tagliato un attimino. L'ultimo strato con la besciamella, andiamo a completare con la forma e con l'ultimo strato che cerchiamo di farlo abbastanza carino, insomma, che si presenti bene. Quindi un angolo piegato, sempre sfasatini. Ecco, e concludiamo con i nostri carciofi. Visto una busta, avevamo utilizzato una busta, ci vuole tutta. Invece il cuore di carciofo, quello che ho fatto in pentola, lo utilizziamo per fare la composizione del piatto. Andranno in forno per una mezz'oretta. Pronte le nostre rose da mettere in forno. Adesso andiamo ad impiattare. Quindi prendiamo il nostro cuore di carciofo, lo apriamo un pochino, ci posizioniamo le nostre rose di sfoglia. Poi, essendo Pasqua, tutto ci sta, e un bouquet garni di finocchietto e allora.